bentornati nel mio canale. Eccoci qui con un nuovo video e oggi parliamo di YNW Melly, uno degli artisti che più mi sta a cuore e più mi piace, e lo so che lo dico praticamente per ogni video di questa serie, ma se non fosse così non ci farei manco un video sopra. Però proprio lui in particolare è uno di quelli che non appena l'ho scoperto mi ha fottuto completamente il cervello. Oggi andiamo a ripercorrere la sua vita da quando è nato fino ad oggi, ma come sempre prima di cominciare, se vi sta piacendo questa rubrica, vi invito a lasciare un mi piace, un commento in cui magari mi dite anche qualche rapper di cui vi piacerebbe sentirmi parlare. Jamel Maurice Demons è nato l'1 maggio 1999 a Gifford in Florida. Viene cresciuto dalla madre, che rimane incinta del piccolo Melly all'età di 14 anni. Tuttora il padre non si sa chi sia. Vive sicuramente un'infanzia difficile, basti pensare a come una ragazza di 14 anni può campare un figlio, infatti saltava molte volte l'affitto della casa, e in più l'assenza del padre ovviamente non aiuta. Già da piccolo joina la gang dei Bloods e inizia a pubblicare i primi pezzi dall'età di 15 anni. Nel 2015 viene arrestato per aver sparato a dei studenti nei pressi di una scuola, praticamente davanti, con l'aggravante poi di aver anche nascosto l'arma, e per via di questo passerà diversi mesi in carcere. Nel 2016 inizia il suo percorso musicale e sceglie come nome d'arte YNW Melly. Il YNW ha un duplice significato: Young World e Young New Wave, ed è anche il nome del suo collettivo, di cui fanno parte anche Zack Chaser, Juvie e Bortland. Oddio, alcuni di questi non fanno più parte, ma arriveremo anche a spiegare questo. Nel 2017 rilascia Collect Call, il suo primo progetto, è un EP, e tutto ciò mentre era ancora in carcere. Formato da 6 tracce, vanta i feat di John Wicks, ma soprattutto Lil B, un'icona nell'underground americano. Dopodiché rilascia vari singoli, tra i quali Virtual, che poi sarebbe Blue Balenciaga, Melly the Menace e tanti altri. Alcuni di questi faranno parte di I Am You, il suo primo mixtape di debutto, uscito nel 2018. Nonostante fosse il suo primo lavoro, diciamo un po' più serio rispetto sicuramente a quello che potrebbe essere un EP, riesce anche a strappare la posizione 192 nella classifica Billboard 200. Formato da 15 tracce, non è presente nessun feat, e secondo me già da qui si può intuire il talento enorme che ha Melly. Uno stile molto influenzato da Tagga, che però non è l'unico, in quanto si possono sentire anche delle influenze di Kodak Black e in generale dell'hip hop made in Florida. Io, scusatemi, lo devo dire perché è più forte di me, perché quando ascoltai per la prima volta questo album veramente uscì fuori di testa, in quanto sin da subito capì che c'era qualcosa di veramente speciale in questo ragazzo. Se non avesse avuto tutti i cazzo di problemi legali che ha avuto, lui ad ora sarebbe uno dei top 3 rapper della scena, o comunque uno di quelli più forti in assoluto. Tra le canzoni di questo album spicca sicuramente Murder on My Mind, che poi è anche la sua canzone più celebre, non solo dal punto di vista musicale, ma anche per via della storia che c'è dietro. Melly racconta l'omicidio di una persona dal punto di vista del killer, egli stesso, e nel caso in cui non l'aveste mai fatto, vi consiglio di ascoltare questa canzone con il testo davanti, in quanto ci sono dei dettagli che, per quanto sembrano reali, fanno venire i brividi alla pelle. Non finisce qui, perché insieme a questa canzone c'è anche Mind on My Murder, che è una versione alternativa di Murder on My Mind, in cui questa volta l'omicidio viene raccontato dagli occhi di chi lo subisce e di conseguenza la vittima, sempre in prima persona. Un popular opinion, per me questa versione è molto più bella di Murder on My Mind. Il 3 gennaio viene arrestato per possesso di marijuana e, mentre era in galera, più precisamente il 17, droppa We All Shine, il suo secondo mixtape commerciale. Formato da 16 tracce, a questo giro troviamo anche qualche feat: Fredo Bang e Kanye West. Proprio con quest'ultimo dà vita a quella che poi sarà la hit del disco, Mixed Personalities, una traccia veramente figa in cui lo stile di Melly e di Kanye si mescolano alla perfezione. Ma più in generale ritengo che tutto l'album sia un ottimo prodotto, e sinceramente non saprei quale preferire tra questo e IMU. Sicuramente, se qualcuno dovesse chiedermi da dove incominciare ad ascoltare Melly, consiglierei uno di questi due album, in quanto rispecchiano totalmente lo stile suo. A febbraio del 2019 il suo nome purtroppo viene collegato a due omicidi di primo grado. Tra l'altro, due delle altre 3 persone che facevano parte della sua gang, nonché suoi migliori amici, YNW Zack Chaser e YNW Juvie. Ora, non vi sto a raccontare ogni minimo particolare dell'arresto e dell'indagine, perché veramente potremmo perdere 30 minuti, in quanto è veramente una storia molto intricata. Mi soffermo più che altro
sulla sua situazione attuale. Sta aspettando il processo e si pensa che vada incontro a una pena di morte o l'ergastolo. Tutto questo perché in questo tempo, visto che siamo nel 2021, sono praticamente passati 2 anni, anzi sono proprio passati 2 anni e quasi un mese, sono emerse diverse prove inconfutabili, tra cui anche una chiamata in cui lui parla dell'accaduto. Quindi diciamo che la sua situazione è molto complicata. La teoria della polizia è che lui abbia ucciso i suoi 2 amici e poi abbia inscenato un drive-by, ovvero ha messo i loro corpi in una macchina e inscenato appunto il fatto che fossero stati sparati. Io non perdo la speranza fin quando non arriva l'esito del processo, fino a quel giorno, free Melly. Il 22 novembre 2019 invece esce Melly vs Melvin, il suo primo album studio che debutta alla posizione numero 8 nella classifica Billboard 200, stabilendo così per Melly un record personale. Il titolo e la copertina hanno un concept molto chiaro, il bipolarismo. Melly rappresenta la parte buona, mentre Melvin quella cattiva. Tra l'altro Mixed Personalities non era un titolo a caso. E infatti, se vi capita di vedere qualche sua intervista, mi viene in mente quella in cui spiega Murder on My Mind su Genius, si può già intravedere il suo bipolarismo, perché dà delle risposte in una certa maniera e 2 secondi dopo sta totalmente in un altro mood. Formato da 13 tracce, contiene anche il singolo To Do Trees con Glock 9, che era uscito come estratto dell'album, ma anche i feat di Tonk With A Gift e Foreign Tech. Tra le hit del disco, quella che spicca di più è sicuramente Suicidal, traccia che poi più avanti verrà anche remixata da Juice WRLD. Che dire di questo album? È sicuramente un album discreto. Quando uscì ai tempi me lo pompai parecchio, però dopo un primo periodo, non più di tanto, rispetto ai 2 precedenti mixtape mi è piaciuto di meno, ma questo credo che tutto sommato sia anche abbastanza normale, visto che l'intero album sarà stato registrato prima che andasse in carcere, di conseguenza non ha avuto modo di lavorare a tracce nuove. Ad aprile del 2020, dopo circa un mese dallo scoppio del Covid a livello mondiale, lo contrae anche lui nel periodo di detenzione. Le condizioni si fecero anche abbastanza critiche, tanto che Melly cercò di trattare per uscire dalla prigione in modo tale da ricevere cure migliori e stare più al sicuro, scontando magari il resto agli arresti domiciliari. Tra l'altro aveva fatto la stessa cosa 6ix9ine, che era uscito appunto durante quel periodo dalla prigione per via del suo asma. Il 14 aprile purtroppo questa richiesta nel caso di Melly gli viene negata. Per fortuna poi alla fine si è ripreso e tuttora credo che stia in condizioni abbastanza buone, aspettando sempre per il suo processo in carcere. Quindi che dire, non ci resta che aspettare e vedere come andrà. Personalmente, al di là di quello che può aver fatto come persona, io vado a giudicare l'artista e per me è uno dei talenti più grandi esplosi negli ultimi anni, ma proprio senza ombra di dubbio. Quindi perderlo in questa maniera sarebbe inevitabilmente un gran peccato. Voi invece cosa ne pensate? Vi piace Melly? Qual è il vostro progetto preferito? Se avete una canzone preferita, fatemelo sapere come sempre con un commento qui sotto. Vi ricordo anche di scrivermi il nome di qualche artista di cui vi piacerebbe sentirmi parlare. Se volete conoscere meglio Melly, vi invito anche a seguire la playlist che trovate in descrizione, fatta personalmente da me con quelle che sono le canzoni che personalmente più mi piacciono sue. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace. Se non lo siete, iscrivetevi al canale, e se invece lo siete, attivate la campanellina in modo tale da non perdervi altri video, altre reaction e tutto quello che carico su questo canale. Condividete questo video con quanta più gente volete e potete. Noi ci vediamo ad un prossimo slap.